Pillole sul Catechismo della Chiesa Cattolica. La professione della fede cristiana. Tutta la vita di Cristo fu un insegnamento continuo. I suoi silenzi, i suoi miracoli, i suoi gesti, la sua preghiera, il suo amore per l'uomo, la sua predicazione per i piccoli e per i poveri, l'accettazione del sacrificio totale sulla croce per la redenzione del mondo, la sua risurrezione, sono l'attuazione della sua parola e il compimento della rivelazione. I discepoli di Cristo debbono conformarsi a Lui finché Egli sia formato in loro. Per questo siamo assunti ai misteri della sua vita, resi conformi a Lui, morti e risuscitati con Lui, finché con Lui regneremo. Pastori o magi, non si può incontrare Dio quaggiù che inginocchiandosi davanti alla mangiatoia di Betlemme e adorandolo nascosto nella debolezza di un bambino. Con la sua sottomissione a Maria e a Giuseppe, come pure con il suo umile lavoro durante i lunghi anni di Nazareth, Gesù ci dà l'esempio della santità nella vita quotidiana della famiglia e del lavoro. Dall'inizio della sua vita pubblica al momento del suo battesimo, Gesù è il servo totalmente consacrato all'opera redentrice che avrà il compimento nel battesimo della sua passione. La tentazione nel deserto mostra Gesù Messia, umile che trionfa su Satana, in forza della sua piena adesione al disegno di salvezza voluto dal Padre. Il regno dei cieli è stato inaugurato in terra da Cristo. Si manifesta chiaramente agli uomini nelle parole, nelle opere, nella persona di Cristo. La Chiesa è il germe e l'inizio di questo regno. Le sue chiavi sono affidate a Pietro. La trasfigurazione di Gesù ha come fine di consolidare la fede degli apostoli in vista della passione. La salita sull'alto monte prepara la salita al Calvario. Cristo, capo della Chiesa, manifesta ciò che il suo corpo contiene e irradia nei sacramenti, la speranza della gloria. Gesù è salito a Gerusalemme volontariamente, pur sapendo che vi sarebbe morto di morte violenta a causa della grande ostilità dei peccatori. L'ingresso di Gesù a Gerusalemme è la manifestazione dell'avvento del regno che il re Messia, accolto nella sua città dai fanciulli e dagli umili di cuore, si accinge a realizzare con la Pasqua della sua morte e risurrezione. Gesù non ha abolito la legge del Sinai, ma l'ha portata a compimento con una tale perfezione da rivelarne il senso ultimo e da riscattarne le trasgressioni. Gesù ha venerato il Tempio, salendovi in occasione delle feste ebraiche di pellegrinaggio, e ha amato di un amore geloso questa dimora di Dio in mezzo agli uomini. Gesù ha venerato il Tempio salendovi in occasione delle feste ebraiche di pellegrinaggio e ha amato di un amore geloso questa dimora di Dio in mezzo agli uomini. Il Tempio prefigura il suo mistero, se ne predice la distruzione, è per manifestare la sua propria uccisione e l'inizio di una nuova epoca della storia della salvezza, nella quale il suo corpo sarà il Tempio definitivo. Gesù ha compiuto azioni, quale il perdono dei peccati, che lo hanno rivelato come il Dio Salvatore. Alcuni giudei, i quali non riconoscevano il Dio fatto uomo, ma vedevano in lui un uomo che si faceva Dio, l'hanno giudicato un bestemmiatore.